Avete mai giocato al 10 e l'8? C'è un'estrazione ogni 5 minuti. La prima del giorno è a mezzanotte in punto. Poi c'è quella di mezzanotte 05, mezzanotte 10, mezzanotte un quarto e così 24 ore su 24. Ad ogni estrazione vengono pescati 20 numeri dall'1 al 90. Con una giocata io scelgo 10 numeri, nella speranza che questi 10 numeri poi vengano estratti. Ok, giochiamo. Dobbiamo scegliere i nostri 10 numeri. Possiamo prendere i nostri 10 numeri fortunati, ma se non sappiamo quali numeri scegliere, possiamo chiedere aiuto all'Ottomatica. L'Ottomatica sul suo sito ha una sezione chiamata Lasciati ispirare. Clicchiamo su Start e vediamo. 82, 14, 26 e 34. 77, 36, 43 e 4. Gli ultimi numeri sono l'81 e il 71. E ora con la nostra schedina e una moneta da un euro possiamo andare a giocare. Se indoviniamo tutti e 10 numeri vinciamo 1 milione di euro. Solo 9 vinciamo 30.000 euro. Se ne indoviniamo 8, 1.500 euro. Per il 7, 150 euro. 6, 15 euro. 5, 5 euro. Se ne indoviniamo 4, 3, 2 o 1 non vinciamo nulla. Ma se non ne indoviniamo neanche uno comunque vinciamo 2 euro. Andiamo a giocare. Vai, siamo a 0, 1, vai, vai, 207, non ce l'ho, 78, niente, avevamo il 77, 67, niente, 5, niente, 64, nulla ancora, 34, 1, ok, buono, 42, niente, avevamo il 43, 12, niente, 15, avevamo il 14, 66, niente, siamo a metà, 83, niente, 81, 82, 20, niente, 54, ancora nulla, 71, 71, 2, 11, niente, 82, 82, 3, 73, niente, 41, niente, quanti ne mancano? Pochi, pochi, 69, niente, 84, niente, quanti rimangono? Fine dell'esercizio. Perso. Quando giochiamo poco può succedere un po' qualsiasi cosa, ma se giochiamo tanto entriamo nel dominio della matematica. Immaginiamo di giocare ogni estrazione che c'è ogni 5 minuti, un euro per estrazione, e ci capiterà mediamente di vincere 2 euro ogni ora, 5 euro ogni 2 ore e mezzo, 15 euro ogni 13 ore, 150 euro li vinceremo mediamente ogni 5 giorni, 1.500 euro ogni 2 mesi, 30.000 euro ogni 5 anni e vinceremo 1 milione ogni 300 anni. Facciamo i conti. In 300 anni di giocate, tenendo conto di tutte le vincite, da quelle da 2 euro fino a quelle da 1 milione di euro, abbiamo vinto complessivamente una media di 21 milioni di euro. Peccato che nello stesso periodo abbiamo speso 31 milioni di euro. E quindi siamo sotto di circa 10 milioni di euro. 10 milioni di euro in 300 anni di giocate, che vuol dire perdere a un ritmo di 33.000 euro ogni anno. E quindi giochiamo pensando che sia una questione di fortuna, e mentre pensiamo alla fortuna e la rincorriamo, quello che ci capita, anche se non ce ne accorgiamo chiaramente, è che perdiamo al ritmo di 33.000 euro all'anno. Non è una questione di fortuna, è matematica.